Mike Quincy, canalizzazione del sé superiore, 10 febbraio 2023. Vi trovate in un mondo in subbuglio, senza segni di cambiamento di direzione. Vi avevamo avvertito che i cambiamenti sarebbero diventati più gravi e inarrestabili man mano che la Terra avrebbe reagito. In genere c'è un giusto preavviso prima che si verifichi un evento importante e noi facciamo del nostro meglio per portarlo alla vostra attenzione. Le vittime di questi sconvolgimenti stanno ripulendo il karma in sospeso e sebbene vi sorprendiate per il numero di persone coinvolte, vi assicuriamo che sono coinvolte perché devono essere ripulite prima di poter progredire ulteriormente. Purtroppo queste esperienze sono necessarie perché le lezioni vengano apprese con successo. La Terra è un pianeta di apprendimento e di vibrazione relativamente bassa, che riunisce anime che hanno bisogno di lezioni su come comportarsi per raggiungere livelli che consentano loro di evolvere. L'aiuto non è mai lontano e viene sempre dato quando viene richiesto, ma non necessariamente nel modo in cui ci si aspetta. Le lezioni devono essere imparate prima di poter andare avanti, che si spera sia in un livello di vibrazione più elevato. Più salite, più la vita diventa facile, perché vi evolvete in un essere di luce. Il vostro obiettivo è superare le energie degli oscuri che vi trascineranno giù se non sarete resistenti e determinati. Quelli di voi che sanno di essere della luce sono molto necessari in questo momento, poiché ci sono molte distrazioni che possono portarvi fuori dal vostro cammino e la vita può essere confusa nei momenti migliori. Intuitivamente dovreste sapere quando si cerca di confondervi. Naturalmente siamo sempre con voi e cerchiamo di influenzarvi in modo da non togliervi la libertà di scelta. La nostra funzione principale è quella di aiutarvi a vivere secondo il piano di vita concordato e a mantenere le promesse fatte prima di incarnarvi. In un momento in cui si stanno verificando molti dispiaceri, la luce è più che mai necessaria, poiché gli oscuri si nutrono di energia negativa. Siete esseri con molti sentimenti e sappiamo che non potete fare a meno di esprimerli. Durante i vostri viaggi, ricordate di tenere le vostre auree chiuse, perché è importante per la vostra protezione. Un'aura aperta è un invito per un'entità negativa a entrarvi e a influenzarvi a compiere azioni negative. Tutto questo può sembrare piuttosto spaventoso, ma ricordate che siete voi a comandare e potete controllare gli eventi che potrebbero colpirvi, applicando la vostra protezione. Cari, forse non credete necessariamente di essere privilegiati a trovarvi sulla Terra in un momento così speciale, ma lo siete perché è una grande opportunità elevarvi e lasciarvi alle spalle la vecchia vita per fare nuove esperienze più appaganti. Si apriranno per voi tante opportunità che aumenteranno la vostra capacità di avere maggiore libertà di scelta. Già ora state ampliando il vostro grado di interesse, mentre si apre la vostra consapevolezza dei cambiamenti futuri. C'è la promessa di un grande balzo in avanti, man mano che la vostra comprensione aumenta. Avete le esperienze delle vite precedenti a cui fare appello e l'aiuto delle vostre guide se ne avete bisogno. Molti di voi sono pronti per il passo successivo, quando godrete della libertà di viaggiare liberamente, ad esempio fuori dal pianeta. Vi si apriranno molte cose che non potete ancora concepire e tutte saranno di vostro gradimento. Avete creato queste opportunità per voi stessi grazie al vostro progresso spirituale. È chiaro che le anime non vengono lasciate libere di vagare per i regni superiori se non sono ben preparate. Non è detto che le anime minori si sentano a proprio agio a livelli che vanno oltre la loro comprensione.
Noi vi prepariamo a cose più grandi, in modo che abbiate piena fiducia nella vostra capacità di accettarle. Ad ogni passo l'aiuto è sempre vicino e tutto ciò che dovete fare è invocare le persone coinvolte. Anche in questo momento, anime di grande esperienza attendono l'elevazione dell'uomo per unirsi a voi e aiutarvi nei vostri compiti futuri. Ricordate che in ogni fase c'è un piano per il vostro continuo sviluppo e l'intenzione di incontrare alla fine i vostri mentori. La Terra è scossa da un miscuglio di eventi che non sembrano avere una direzione, ma è qui che si richiede la vostra pazienza, perché dal caos nasceranno le basi della vostra elevazione a un livello superiore di coscienza. Vi aspettano tempi difficili che richiedono di calmare gli animi con la certezza che ci vorrà del tempo, ma che a lungo andare le cose si risolveranno e la vita normale potrà riprendere. Tuttavia, non ci sarà un ritorno a molte delle vecchie abitudini che non sono adatte alle anime che hanno innalzato le loro vibrazioni. Si tratta di cambiamenti inevitabili quando si verifica una chiara divisione tra coloro che sono pronti ad ascendere e coloro che non lo sono. Entrambi i gruppi continueranno a progredire, ma prenderanno strade diverse. Accadrà in modo del tutto naturale, man mano che la divisione si allargherà tra loro. La maggior parte di voi ha percorso un lungo cammino per arrivare a questo punto della vostra evoluzione. E sappiamo che vi muoverete con attenzione per mantenere questo livello elevato. Una volta che sarete in grado di proteggervi dalle energie inferiori, di solito assicurandovi che la vostra aura sia sempre chiusa, non avrete più paura. Attualmente c'è così tanta confusione sulla Terra che coloro che sono in grado di inviare energie calmanti daranno all'umanità un grande aiuto per superarla. La paura è uno dei vostri più grandi nemici e viene sfruttata dalle forze oscure che continuano a provocare situazioni negative per impedire il vostro progresso. Basta guardare la vostra storia per vedere che la loro interferenza ha causato molti problemi e bloccato il progresso. Vi lascio con amore e benedizioni. E possa la luce illuminare i vostri giorni e il vostro cammino verso il completamento. Questo messaggio arriva attraverso il mio sé superiore, il mio sé divino, e ogni anima ha la stessa connessione con Dio. In amore e luce, Mike Quincy. Traduzione e voce Marina.